oggi faremo il maccherone con il bus, però per fare i maccheroni ci vogliono le uova e le uova ce le danno le nostre galline bio. Quindi stiamo andando a prendere le nostre uova. Andiamo a prendere l'uovo biologici. Perché io do alle galline da mangiare erba, crusca impastata col pane, messo a mollo il pane naturalmente, e granoli. Non le diamo mangime, però praticamente siamo sicuri che è quello che mangiano i nostri nipoti. E questa doveva essere la mia panda, perché io facevo la dirigente a Piana di Capodorlando e l'avevo comprato per viaggiare. Poi sono stata trasferita a San Marco e quindi non mi è servita più. E mio marito me l'ha sequestrata dal 1998. Ogni tanto dico a mio marito di cambiarcela, ma lui dice ormai a questa età. Fatto tante complimenti. È stato bello, dice. Con quella ricotta che avete preso, abbiamo visto tutta la ricotta che faceva quella ragazza. Avete raccontato la vostra storia a qualcuno. Eppure avete dato un consiglio saggio e molti lo metteranno in pratica, ossia di non andare mai a dormire senza prima aver fatto pace. Risolvere i problemi. Esatto. Io mi fermo qui perché ho difficoltà a scendere le scale. A posto, abbiamo aperto. Adesso scendiamo dalle galline e prendiamo le uova. Ecco, questo è l'appezzamento di terreno che abbiamo qua. Io la volevo ingrandire, ma non è stato possibile qua perché c'era la strada di sopra, la strada di sotto. Sono 10 le galline, ne producono 6, 7. Ecco qua le galline, vedi? La porta la chiude perché altrimenti se se ne vanno fuori non ce li prendiamo più. Vedi che l'hanno fatto? Ecco qua l'uova. Otto oggi ne hanno fatto, visto? Vedi che belle uova che fanno. E ora le uova sono qua e quindi ora prepareremo l'impasto per fare i maccheroni. I maccheroni a mangiarli siamo in 3, io, mio marito e mia mamma domani, domenica. Perciò per ogni persona ci vogliono 100 g di farina e viene un piatto di maccheroni. Quindi noi andiamo a pesare 300 g di farina. Faccio la fontana in mezzo e vado a mettere 3 uova. Le uova vedete che sono con il tuorlo tutto intero, tutto bello, rotondeggiante, e l'albume bello. Metto un cucchiaio di olio, sbattiamo le uova, restate con noi fino alla fine del video perché la madre della signora Yolanda, la signora Santa, la coadiuverà durante la preparazione di questi maccheroni, quindi continuate a seguirci. Ora praticamente io la metto nell'impastatrice per venire un impasto liscio. Io sto facendo questo impasto per farvi vedere come viene, però io praticamente già l'impasto per i maccheroni l'ho preparato e ce l'ho da mia mamma, perché praticamente dopo che si impasta l'impasto deve riposare, non può essere steso subito. Quindi io già l'ho lavorato il primo l'impasto. Questo qua è per una dimostrazione, per farvi vedere a voi come devono venire i maccheroni. L'impasto è pronto, ora andiamo a preparare i maccheroni da mia mamma. Dove andiamo? Andiamo da mia mamma a fare i maccheroni con l'avvoso. Ora vediamo, la facciamo alzare a lei e la facciamo lavorare. Vediamo, speriamo che si alza. Se non si alza, pazienza.
bisogna considerarla, 94 anni. Cioè. Oh mamma, che facciamo, non so, siamo? C'è questo picciotto che non è Santa Aida, andiamo a fare i maccarroni a cabosa. Ne faccio con sé, eh? Uguale? Sì. Io le faccio, ma uguale? Sì, ora. Le due capite, avete che fare, la signora Nella. Questi che avere le belle tagliate. Allora. Cosa si prova ad avere una suocera così giovanile? Che piace questo signore? Tanto piacere si prova. Io, sto signore, che santate? Che santate nelle tende? Della televisione. Vengo dalla televisione. Vieni. Troppo accompagniamo in dalla televisione. A compare puntata le missioni. Capivo. Come va? Come va? Io buona. Ma vecchia. No. Vecchia, dici. Anzi, devo ringraziare il Signore che con questa età ancora. Ora prepariamo i maccarroni. Facciamo. Sì. Facciamo. La bambina di la liva, di la liva, la bambina. Allora, queste sono le buse, le famose buse, queste fuscelle di legno, eccole qua. Una per me e una per mia mamma. Mia mamma sta stirando la pasta e sta facendo, noi li chiamiamo pizzicuni, cioè li fa a pezzettine, che poi avvolgeremo noi a queste fuscelle. Mi è stato pizzicuni il cane. Mia mamma sta facendo, ha preso un pizzicotto di pasta, ora lo scaccia e lo avvolge attorno al fuscello di legno e lo stira. Ristulato e ciuffeno. Oh mamma, ristulato la vanno a essere ciuffeno. Vedi che la pasta riposata che viene bella morbida e ora se le sfilano in questo modo e si appendono alla maida. Sua mamma com'era? Era brava, signora Santa? Sì. Sua mamma com'era? Bravissima, bravissima, una famiglia, aveva lo stato al livello, cucinava, tutto faceva vita. Era bravissimo, sapeva chi era. E suo papà che faceva, suo papà? Suo papà? Era in campagna che viveva. Che si ricorda di suo papà? La campagna, prima che faceva, sistemava la campagna, a noi non ne portava. Naturalmente dalla maida le dobbiamo togliere e le dobbiamo mettere sul tavolo. E allora c'è questo attrezzo fatto di canna, si appoggia qua di dietro. E guardate la complicità, la signora Santa e la signora Giovanna. E si prendono. E si appoggiano poi sul tovagliolo. E
sono pronti per essere eventualmente cucinati? Oppure sono pronte per essere cucinate. Signora Yolanda, cosa esce fuori da una giornata del genere? A parte la preparazione dei maccheroni, cosa rimane dentro il cuore di ognuno di voi, dei protagonisti di oggi? Guarda, sta rimanendo qualcosa di grande, perché io non facevo questi maccheroni con la busa, non le dico da 30 anni, ma quasi quasi, e quindi ripercorrere di nuovo, avere in mano questo fuscello e far scorrere la pasta, per me è stata un'emozione grandissima. E veramente domani assaggeremo questi maccheroni che da tanto tempo hanno un sapore particolare, fatti così, sono più leggeri rispetto alla macchinetta. A chi abbiamo coinvolto oggi in questo video? Abbiamo coinvolto mia mamma, avete visto che era veloce a fare i maccheroni con la busa, lei ne ha fatti tanti per i suoi fratelli, erano 10 in famiglia, quindi c'erano tante bocche da sfamare, e per cui si dovevano fare certo tante maccheroni e dovevano fare le svelte, perché non ne potevano stare sempre a fare maccheroni giornate intere, c'erano le altre cose da fare in una famiglia grossa. E ringraziamo soprattutto chi ci ha accompagnato a prendere le uova? Certo, mio marito, la ricotta, le uova, lo chauffeur. Grazie. Grazie anche Adriano, pure a te dobbiamo ringraziare. Sei stato veramente eccellente, sei un ragazzo a posto. Grazie. E grazie a voi. A nome di tutti coloro che hanno guardato il video e si sono emozionati, perché le emozioni che avete trasmesso oggi in questo nuovo video difficilmente saranno dimenticate. Da chi ha toccato con mano la storia, da chi ha vissuto quei momenti come la signora Santa, 94 anni fatti di sacrifici, di tanti ricordi che custodisce. Fece tanti sacrifici. Tante bombole che portò sulla testa. Sulla testa, correva pure. Vendeva bombole. Teneva le bombole. Ci portava le persone. Metteva sulla testa. Non resta che salutare tutti gli amici di Bella Sicilia, un caloroso saluto dal signor Giuseppe Rocco, dalla signora Santa e dalla protagonista del video di oggi, dalla signora Yolanda, al quale diciamo grazie.